La macchia secondo me è una macchia che sicuramente ha dentro, una macchia interiore del personaggio, che però magari questa macchia ha anche la madre, è questa macchia di incomunicabilità tra loro due, soprattutto nel figlio, perché il figlio è un aspirante, diciamo, scrittore che sta in crisi, la tipica crisi di scrittura, che secondo me probabilmente si risolve anche dopo questa riappacificazione finale che c'è con la madre. Sono queste macchie interiori che a volte offuscano un po' la vista o ti sporcano e non riesci più a vedere oltre quella macchia. Invece proprio questa macchia, questa prigionia che c'è tra loro due li porta ad accettare l'un l'altro, a chiarire delle difficoltà di comunicazione. Cioè lui se la prende molto con sua madre, che fa dei paragoni con il fratello, che è sicuramente una persona più ordinata, più sicura, e lui se la prende con lei. Invece questa macchia lo porta forse a capire anche che a volte queste macchie dobbiamo levarcele da soli, andare a sorpassare queste macchie per pulirle, cioè. E quindi secondo me dopo questa riappacificazione lui forse tornerà a scrivere.